Priai, oggi siamo qui nel centro di Milano, ospiti di Namco Bandai Italia. La giornata è bella calda, soprattutto perché siamo qui per provare Grid 2, il nuovo racing game firmato Codemasters, sequel diretto di quel race driver Grid che tanto successo ebbe nel 2008. Dopo le prove su strada dei nostri Andrea Vanone e Francesco Fossetti in UK e a Las Vegas, abbiamo però deciso che mancava qualcosa. Da qui l'idea di un Community Day. 10 utenti di Evriai potranno quindi provare oggi in esclusiva italiana Grid 2. Ci spiega tutto una Grid Girl d'eccezione, Giorgia e Kim. Grazie Simon, e allora noi siamo pronti a sgommare sulla griglia di partenza di questo fantastico Community Day dedicato al racing game di Codemaster, e 10 fortunati utenti sono già in fibrillazione e con i loro caschi digitali ben allacciati. Si sfideranno in questa entusiasmante gara in single player per Xbox 360 e PlayStation 3. Dopodiché li attende un'altra gara fantastica in multiplayer all'ultima staccata. Ma prima di entrare nel vivo della bagarre, andiamo insieme ai box per vedere che cosa li aspetta. Landing spacca di brutto, guarda il comportamento differenziato dei bolidi. La World Series of Racing è davvero incredibile. Sì, ok, ma vogliamo parlare della piattaforma RaceNet per il multiplayer? Qui il nuovo Ego Engine garantisce delle cose incredibili, il festival della lamiera contorta, collisioni mozzafiato, circuiti incredibili, insomma, sai che ti dico? Andiamo a vedere che stanno combinando i ragazzi di Evriai in fila. Decisamente un bel gioco, divertentissimo. Ci sono delle grandi innovazioni anche dal punto di vista del multiplayer, mi è piaciuto molto. La grafica è assolutamente eccezionale.